Salve gamers, io sono Maricelle e oggi siamo tornati in Assassin's Creed Odyssey. Allora ragazzi, abbiamo due missioni principali perché abbiamo parlato con l'oracolo e ci ha detto che ci stanno dando leggermente la caccia e dobbiamo parlare con Erodoto. Poi l'altra missione principale è il lupo e il serpente e dobbiamo uccidere il Penore, se non sbaglio. Quindi partiamo da Erodoto che è qui vicino. Questo viene... cos'è? Un cinghiale? Via, non c'ho voglia. Vabbè, poverino. Però ciao. La serie. Erodoto, salve! Allora? Che ti ha detto la pizia? La setta di Cosmos mi cerca. Ma ho intenzione di trovarli prima io. Dice che si trovano in una stanza segreta sotto il Tempio di Apollo. Allora è tutto vero. Se la setta ha fatto una cosa, è stato ingannare questo vecchio. Non puoi entrare senza maschera e mantello. È così che si riconoscono i membri della setta. Il Tempio di Apollo è vicino alla Grotta di Gaia. È facile da trovare. Ma una maschera e un mantello della setta? Come farai a trovarli? La pizia mi ha dato un indizio utile. Ti raggiungerò al Tempio quando sarò pronta. Ora vado a uccidere quel bugiardo di El Penore. Perfetto, perfetto. Quindi dobbiamo andare dal Penore prima. E ucciderlo. Molto, molto bene. Ci piacciono queste cose. Ok, dovremmo essere stealth secondo me. E magari appena arriviamo là, faccio arrivare la notte intanto. Cavallo. Cavallo non è una guida proprio perfetta, però non lo so, è bello da gestire, devo dire la verità. Mi sembra che abbiano ottimizzato i caricamenti con qualche aggiornamento. È stato più veloce stavolta caricamento. Allora. La morte sta arrivando, il Penore. Allora. Posso... No, non posso ucciderlo da qui, mannaggia. Intanto facciamo un bel saltino. Eh no, perché in effetti, aspettate, sembrava lì, ma è sotto. Ok. Super stealth, se ci riusciamo. Anche perché altrimenti, secondo me, siamo fritti. Sì. Cerchiamo veramente di essere stealthissimi. Uccidi il capitano. Vabbè, questi sono tutti gli obiettivi del posto. Allora, intanto c'è questo tizio. Molto allegramente sta lì. Vediamo facendo un fischio se no. È lì davanti, mannaggia. Cosa potrei fare? Una freccia? No. Dobbiamo nasconderci un po' più in là. Vorrei nascondermi tra l'erba da qualche parte, fischiare. Oppure qui. Vieni, vieni. Aspettate che non mi deve vedere. Lo voglio solo far spostare. Vieni, vieni. Nell'erba, nell'erba. Vieni, vieni. Su. Intanto guarda... No, qui. Vieni, vieni. Bravo. Oppala! E così ho ucciso anche il capitano. Trasportano. Il fischiettio, ragazzi, il fischiettio. E poi, eccolo lì. Siamo pronti. Assassina il Penore. Sento l'odore di quel bastardo. Sì, però adesso devo capire come ci arrivo io stealth. Perché questo sta guardando più o meno dalla mia parte. Aspettate. Magari così. Attaccata al muro? No, ok, vabbè, niente, uccidiamolo così. Mannaggia. Prima di ucciderti. Allora. Infuocate. Mannaggia. Ragazzi, portate pazienza perché io e lo stealth siamo due cose abbastanza
diverse, non sempre, ma molto spesso. Tantadan, probabilmente bastava che mi avvicinassi pian pianino, ma va bene. Non occorre resistenza. La setta Dranchete. Abbiamo già Deimos. Bello che lui parla ed è morto. Ah no, non è morto. Uccidermi è stato un errore. Fidarmi di te a Cefalonia è stato un errore. Sono la ragione per cui hai lasciato viva quell'isola. La setta ti voleva morta. Quale setta? Dove si trova? Visto niente di simile alla pietra addosso a Elpino. Abito cerimoniale potrebbe essere utile. Abbiamo trovato l'abito, questo ci servirà. Adesso controlliamo, perché altrimenti non ci possiamo infiltrare. Allora, prendiamo tutto e vediamo la missione principale qual è. Sicuramente dobbiamo metterci l'abito. Tanto raccogliamo. Busto rinforzato. Allora, vediamo un po' cosa abbiamo. Probabilmente l'armatura della setta la metterà sul momento. Però il busto è nuovo. Guardatelo qua. Oh, abbiamo il cappuccio bianco. Adesso abbiamo il cappuccio bianco. Allora, a me rosso piaceva, però devo ammettere che così sta bene. Dai, fa molto Assassin's Creed anche. Bisogna dire la verità. E qui. Meglio restare nascosta. E quindi stavo per dire questo che ci fa qua, Zan. E quindi teniamolo. Ok. E vabbè, dovrei trovare anche altre cose, tipo la tavoletta antica, cose così. Però non ci importa niente. Ok, andiamo da Erodoto. Eccoci, allora, salto della fede, anche se in questo capitolo proprio fede non è, ma va bene. Quindi abbiamo il cappuccio bianco, quindi siamo tutti più contenti e scendiamo da qua. Aspettate, vediamo se scende. Davvero E ben parliamo con nascosta. Erodoto. Bene, ci siamo. La stanza segreta della setta è qui, è sempre stata qui. Entro. Posso lasciarti i miei vestiti? È meglio se lasci qui anche le tue armi. Non credo le vedranno di buon occhio. Che cosa ne dici? Terrificante. Bene. Torna da me quando avrai scoperto la verità. Mi raccomando, sangue freddo. Non fare niente di avventato. Avventato, io. Proprio preoccupatevi. La steltezza, io sono la steltezza, quindi andiamo. Allora. Chi ha pensato che questi costumi fossero una buona idea? Sì, effettivamente è bruttino il costume, però d'altronde siamo in missione super segreta, ci piace. Allora, vediamo se c'è qualcosa da raccogliere che... dobbiamo rubare, molto bene, sì, ci sta, rubiamo. Salve, noi camminiamo piano, facciamo finta di niente, salve. Salve. Non abbiamo nemmeno le armi. Quindi l'ansietta è maggiore. Sei molto in ritardo. Per fortuna Deimos non è ancora arrivato. Chiedo scusa, è la mia prima volta. Una nuova recluta? Ti do il benvenuto. Chi sono queste persone? Ci sono molte Chiediamo un po' di persone. cose. Tutti condividono i nostri ideali. Bene.
Siamo qui per valutare la direzione presa dalla setta dall'ultima riunione. È passato molto tempo. E da dove arrivano? Vengono via terra e via mare. Ci riuniamo come una comunità. Qui non ci sono guerre, non esistono fazioni. Hai menzionato qualcuno? Deimos. Chi è? Imparerai a conoscerlo molto presto. È la nostra guida. Di certo crede di esserlo, ma... No, è la nostra arma. Lui è difficile, ma svolge un ruolo importante per noi. Non invidio per nulla la sua posizione. Vado a parlare con gli altri. Grazie. Sì, sì, prima che arrivi Deimos. Chissà se riuscirai a parlare dopo. Bene, quindi possiamo parlare anche con altri. E dobbiamo cercare di essere, insomma, gentili, secondo me. Vedere un po' cosa possiamo fare. Tanto mi guarderei attorno così. No, non c'è niente da raccogliere. Zona dell'indagine. Qui c'è qualcuno. Per ora è solo sangue, ma chissà, in futuro Deimos potrebbe pretendere la nostra carne. Su, forza, fai la tua offerta. Ecco la mia offerta, sì, vai. Non dobbiamo destare sospetti, quindi, in non teoria. Non dobbiamo perdere di vista quello che la stirpe farà per noi. La stirpe? La madre, il padre, la sorella, i suoi consanguini, ci servono tutti. Per usarli? Naturalmente questa informazione non è per Deimos. Sai quant'è irascibile. Ci farebbe pentire di averlo pensato. Non mi sfuggirà nemmeno una parola. Bene. E nessuno deve sapere che stiamo per catturare sua madre. E cosa ne faremmo di lei? Fossi in te abbasserei la voce. Sappi solo che verrebbe usata a dovere, a meno che non sia incontrollabile. Sai dove si trova? No, ma presto lo scopriremo, fidati. È il prossimo bersaglio della setta. Parlami di Deimos. Lui ci ha mostrato quello che sappiamo. Per la setta è uno strumento, un'arma. Non possiamo fidarci di qualcuno di così instabile per delle informazioni personali. Qui abbiamo finito. Alle nostre ambizioni. Alle ambizioni. Mi serviranno. Ok, mi sto facendo delle idee. Identificare questi membri della setta. Eh sì. Vediamo un po' qua. Continuo a dubitare. Tu. Ci serve una terza opinione. Perché dividere le risorse in cerca di una donna che non si trova? Se concentriamo gli sforzi, Atene sarà nostra. Dobbiamo eliminare i pericoli imminenti. Dobbiamo annientare Pericle. Non senza la madre. Non siamo abbastanza forti senza di lei. Non farti sentire da Deimos. Piuttosto, dovremmo dare la caccia al padre. Sappiamo chi è la madre. Metterci a cercare il padre sarebbe uno spreco di risorse. Che dici? Dare la caccia alla madre del campione o a suo padre? Oh, al padre, alla madre, a nessuno dei due. Oddio, cosa dico? A nessuno dei due, ci provo. A mio rischio e pericolo. A nessuno. Hai un'idea migliore? La sorella, Cassandra. Lei è già nostra. Ah, ecco, dobbiamo pensavo bene. No, bisogna cercarla. Ora, se volete scusarmi... Io ti ascolto, ma stai sbagliando. Ah, posso parlare? Aspettate. No, forse no. Pensavo di poter dire qualcos'altro. La setta deve decidere. Zona dell'indagine, indaghiamo ancora. Mannaggia. Qui non mi compare nient'altro. Proviamo a spostarci più in là. Sono qui. Cos'altro volete? Non so se sia a tempo la cosa, però sì. Abbiamo capito un po' di cose. Sembra la maschera tragica di Melpomene. La tua famiglia è al sicuro.
per ora. Solo lasciateli stare. Non fategli del male. Dipende da te, ma so che ti comporterai bene. Sai cosa li aspetta se non lo farai? Vi prego, non fatelo. Li uccideremo, tua moglie, tuo figlio. E allora quale sarà la tua ragione di vita? Non ne avrò. Esatto. Di qui siamo arrivati? O forse no? Aspettate. C'è un po' di roba. Qui c'è un po' di roba. Lettere da e per la setta. Per gli dèi, hanno contatti in tutto il mondo greco. Sono una minaccia più grande di quanto pensassi. Abbiamo quasi completato la barra delle informazioni. Siamo andati di là. Manca di qua. Salve. Eh sì, qui c'è qualcuno. Datti un contegno, Malaka. Sei un cazzo di maiale pronto per il macello. Lo farò, giuro. Lo ucciderò. Lasciami andare. Ti piace guardare, eh? Non stare con le mani in mano. Dai una lezione a questo miserabile insolente. Oh, caspita, non saprei. Non lo farò. Cosa ha fatto intanto? Che cazzo importa? Si fa quello che dico io. Non sono ammesse domande. Non ce l'ho fatta. Ma non ho paura. Non più. Se non riesci a uccidere un cazzo di artista, cosa farai quando ti ordinerò di uccidere un arconte? Lo farò. Ucciderò Fidia. Non me la sento, ragazzi. Facciamo danni. Mostragli cosa succede ai codardi. Vengono marchiati. Fallo tu. No, fallo tu. Non sai come cazzo ci si diverte. Meglio per me. Fammi incazzare di nuovo e ti do il resto. Provo una sensazione strana verso la piramide. Beh, non è stata proprio una scelta misericordiosa, però non sapevo che fare. Posizione del frammento sul manufatto. Tanto stavo controllando qua attorno, ragazzi. Ha detto che lei prova una sensazione strana verso la piramide. Quindi andiamo a posizionare il manufatto. Qui c'è la tipa che parla. E ci caccia. Avevi l'ultimo pezzo. Adesso è pronta. Ogni volta che la vedo, mi attira a sé e canta. Parla di potere. Chiama anche te, come fa con me. Voglio toccarla. Sì. Sì, lo fa. Vediamo un po' che succede. Che cosa fai? Sei impazzita? No! Il grande guerriero non è nemmeno arrivato. Datti un contegno e tieni a freno la lingua, idiota. Mostra rispetto per la stirpe. Ed eccolo lì, Alexius. Un po' arrabbiatino così. Poco, eh? Elpenor è morto. Uno di voi è un traditore.
Il manufatto mi rivelerà chi. Tu! Ognuno di voi verrà messo alla prova. Tu, per primo. Vai. Alexios. Chi sei? Va! Tu, vieni qui! Giustamente lei l'ha scoperto adesso. Chi è lui? Solo che il traditore in realtà non è lui, siamo noi. Abbiamo ucciso noi il Penore, quindi ha fatto tipo finta di niente, ha ucciso uno a caso. Sembra bello scatenato, Alexius. Sì, mi sembra bello scatenato. Comunque, sono molto curiosa, mi sta piacendo come sta andando avanti la storia qua, ragazzi. Bello. Sei viva. La setta controlla tutto. La setta ha un esercito. La setta cerca mia madre. Conoscono me. La mia famiglia. Vogliono uccidere mia madre. Capisco. È peggio di quanto pensassi. E non è tutto. Hanno un'arma. Che tipo di arma? Un guerriero, più forte e feroce di qualunque altro. Erodoto è mio fratello. Torniamo ad Atene. Atene, dobbiamo trovare mia madre. I miei vestiti, la lancia. Certo. La lancia! La setta di Cosmos chiama mio fratello Deimos. Ha usato un manufatto per vedere i miei ricordi. Cassandra,
sei l'uomo che servo. Dobbiamo spiegargli cosa succede prima che sia troppo tardi. Hai mai sentito nominare Pericle? Pericle è il re del popolo libero di Atene. Re? Atene non ha un re. È Pericle a servire il popolo, non il contrario. Servire il popolo? Hai ragione. Non sembra proprio un re. Risparmiati i dubbi. Lui vuole porre fine alla guerra. Come tutti noi. Dobbiamo avvertirlo di ogni possibile forza in grado di ostacolarlo. Andiamo. È troppo tardi. Mi preoccupo per mia madre. Ad Atene. Danno la caccia alla mia famiglia, a mia madre. Devo trovarla. Hai la lama di Leonida. Comportati come lui. Se Pericle non metterà fine a questa guerra, moriremo tutti, compresa tua madre. Chi se ne importa della tua guerra? La setta vuole sterminare la mia famiglia. Hai un dovere verso il mondo greco. Entrambi ce l'abbiamo. Pericle deve essere avvertito. È mia madre. Che cosa dovrei fare? Se c'è un luogo dove troveremo informazioni su tua madre, è ad Atene. Come? Pericle si circonda delle menti più brillanti di Atene e quindi del mondo intero. Ad Atene potrai compiere il tuo dovere verso la tua famiglia. Ma prima di andare, dobbiamo incontrarci al leone di Leonida alle Termopili. Leonida? Perché? C'è una cosa che devo scoprire. Potrebbe aiutarci a sconfiggere la setta e a salvare tua madre. Hai dimostrato che posso fidarmi di te, ma facciamo in fretta, Erodoto. Prima le Termopili, poi andremo ad Atene. Bello, 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 assolutamente bello. La setta di Cosmos è un'organizzazione segreta formata da persone potenti che mirano a controllare il mondo. Cerca indizi in giro per la Grecia per rivelare l'identità dei membri della setta ed eliminarli una volta per tutte. Apri il menu setta, wow! Usa i nuovi indizi nel menu setta per rivelare l'identità dei membri, scovarli ed eliminare la setta di Cosmos. Wow, dettagli. Qui ce n'è da fare. Beh, penso di poterli eliminare io, poi nelle missioni principali andremo assieme. Ecco, penso di poter fare tipo così. Eh sì. E beh ragazzi, io direi che in questa puntata ci possiamo fermare qua, direi che abbiamo fatto abbastanza e la storia si fa molto interessante, quindi ci fermiamo, mettete like, commentate, iscrivetevi, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!